Signor Presidente Mahmoud Abbas, autorevoli membri della delegazione palestinese, grazie di cuore per questo invito. Grazie di cuore per questo invito a Betlemme, in una città che è cara a molti di noi, per tanti motivi, ovviamente in primis per il valore spirituale che rappresenta. Nel mio caso poi è particolarmente cara perché qui mi sono recato 3 anni fa da sindaco di Firenze a rinnovare il patto di gemellaggio. Firenze, la città di Betlemme, con il pensiero che è andato al primo sindaco della città, che allora, della città di Firenze, che allora firmò quell'accordo, che si chiamava Giorgio La Pira. È molto importante aver avuto l'occasione di fare insieme alcune verifiche dello stato dell'arte dei nostri rapporti. Ringrazio il console generale e il suo team perché abbiamo potuto verificare come le iniziative congiunte proseguono. A settembre ripartirà il terzo step dell'azione dei carabinieri in training con le forze dell'ordine palestinesi. Tra qualche istante mi recherò a visitare 2 importanti centri di cooperazione e di sostegno, in particolar modo 2 centri che nascono dalla esperienza italiana e di cui noi siamo molto fieri e orgogliosi, anche se in realtà poi ovviamente sono aperti non soltanto alla provenienza italiana. Abbiamo l'accoglienza del Presidente a Milano il 19 settembre per l'Expo e abbiamo molte partite aperte insieme, a cominciare dagli accordi che sono stati firmati dai ministri degli esteri a Ramallah il 29 giugno scorso, 10 accordi con una dichiarazione intergovernativa e un protocollo d'intesa nel settore commerciale. L'Italia è oggi leader negli aiuti allo sviluppo in quest'area, in Palestina. È una leadership che per noi è molto importante, che continuiamo a esercitare, convinti, come ho detto questa mattina alla Knesset, che tutti gli sforzi che noi possiamo fare di natura economica, di natura commerciale, ma anche di natura culturale e valoriale, vanno nella direzione della posizione dei 2 stati per 2 popoli, che è la posizione che noi vogliamo perseguire assieme ai nostri amici e partner, convinti come siamo che sia l'unico modo per risolvere la grave situazione che si protrae ormai da molti anni. E sono certo che lei, Presidente Abbas, come ha già detto, farà di tutto per aiutare la comunità internazionale nel combattere il terrorismo. Vorrei ringraziarla per i sentimenti di vicinanza che ha voluto rivolgerci a proposito degli eventi del Cairo. Sono eventi che naturalmente per noi sono elementi di grande preoccupazione, ma che non ci distolgono dal desiderio di lavorare tutti insieme contro il fanatismo, contro l'estremismo, contro il terrorismo. E per farlo, nella discussione di cui abbiamo avuto modo di parlare di tante singole scelte, io credo che sia particolarmente importante sottolineare, lo abbiamo fatto, la necessità di tornare ad aumentare gli scambi culturali ed educativi. Ci sono molte realtà italiane che lavorano nel campo educativo qui, ma ci siamo detti con la delegazione del Presidente Abbas, abbiamo bisogno e voglia e necessità che torni a crescere il numero degli studenti che dalla Palestina arrivano a studiare in Italia, magari avere degli scambi, avere dei PhD nel caso in cui questo sia possibile, o più in generale ad avere una occasione di iniziativa universitaria. Anche per questo motivo daremo il benvenuto al Ministro della Cultura il 31 luglio all'Expo
nell'ambito di un'importante iniziativa, forse la più importante dell'Expo, che non sarà sul cibo ma sarà sulla cultura, perché lo abbiamo detto in tutte le sedi, in tutte le modalità possibili, il ruolo dell'Italia dei prossimi anni sarà sempre più quello non già di una potenza o superpotenza militare. Siamo molto fieri e molto orgogliosi del lavoro dei nostri uomini, penso ad esempio a quelli che in Libano lavorano sotto il comando italiano per la stabilità della regione, ma la vera chance di superpotenza per l'Italia è nel campo educativo, culturale, universitario, della ricerca. Ecco perché oggi insieme a lei, Presidente Abbas, ho incontrato in diverse circostanze, in quest'anno ho incontrato alla marcia di Parigi dell'11 gennaio dopo gli attentati a Charlie Hebdo, ho incontrato a Tunisi dopo l'attentato al Museo del Bardo, ho incontrato al Sharm el Sheikh per l'evento di cooperazione promosso dall'Egitto, oltre che incontrato a Roma in sede di Palazzo Chigi. Voglio dirle che insieme a lei dovremo fare sempre di più tutti e tutto allo scopo di rimuovere definitivamente il grande dramma del terrorismo, ma dobbiamo anche prendere l'impegno come governo italiano a lavorare sempre di più e a investire sempre di più in progetti di sviluppo economico per queste terre, per i propri abitanti e soprattutto per i bambini e per le nuove generazioni che possano avere pari diritti e pari accesso. Per tutti questi motivi vorrei dirle, signor Presidente, che nel esprimere l'auspicio che questo nostro incontro possa essere un incontro cui seguiranno ulteriori appuntamenti, voglio evidenziarle la disponibilità italiana e il desiderio italiano di continuare a investire nell'amicizia con il popolo palestinese come arma per arrivare a quella che questa mattina anche di fronte ai nostri amici israeliani abbiamo chiamato la pace dei figli di Abramo, che è un'espressione che è molto utilizzata nel linguaggio del pensiero italiano, ma che è l'espressione di chi vede sulla prospettiva e chi vede nell'orizzonte della nostra generazione la possibilità di raggiungere finalmente un traguardo storico. Ecco, la pace dei figli di Abramo ha bisogno dell'impegno di tutti, la ringrazio per quello che ha fatto, la ringrazio per quello che farà e voglio assicurarle che il governo italiano continuerà a lavorare insieme a voi, promuovendo sempre di più iniziative finalizzate a dare in particolar modo alle nuove generazioni di questa terra le stesse occasioni che hanno tutti i bambini e i ragazzi del mondo. Grazie Presidente.